Con il primo weekend di ottobre inizia l'intensa stagione italiana di appuntamenti dedicati al pubblico appassionato di alta fedeltà nell'audio e nel video. Appuntamenti non solo in forma di fiere di settore all'interno di hotel o palacongressi, ma anche come piccoli appuntamenti in alcuni punti vendita lungo tutto lo stivale. Lo scorso weekend ero a Milano in occasione dell'appuntamento autunnale di quello che è diventato al momento, per numero di visitatori e quantità di prodotti ed espositori, l'appuntamento italiano più importante dedicato all'alta fedeltà. In compagnia di Marco Cicogna e Fabio Angeloni ho passato due giornate pienissime di ascolti, alcuni interessanti, altri un po' meno, e ho condiviso giornate piene anche di incontri e confronti con chi condivide la nostra stessa passione. Deus ex machina del Milano e Roma High Fidelity è Stefano Zaini, patron di The Sound of the Valve e organizzatore delle tre manifestazioni, due a Milano ad aprile e ottobre e una a Roma, quest'ultima in programma l'ultimo weekend di novembre. Allora Stefano, un altro grande successo, come al solito ormai da qualche anno a questa parte. E dai, non ci prendiamo in giro. Per una Fidelity che ormai è diventato l'appuntamento più importante in Italia, con spazi molto belli, una grande presenza di distributori, anche di rivenditori. Quest'anno sono parecchi rivenditori importanti, non solo Lombardi, ma anche di altre regioni. Quindi volevo da te un bilancio, ma in maniera molto sintetica, su questa edizione, cosa vedremo a Roma, perché tra poco insomma ci sarà l'edizione romana, e poi insomma cosa in mente per l'anno prossimo in un posto che ormai sta esplodendo, perché prima ai tempi del Top Audio sembrava la fiera degli sfigati, quella di Zaini, adesso c'è la fila di quelli che erano al Top Audio. Purtroppo per loro, ma a un certo punto è un bene per noi, però senza essere troppo cattivo, cioè ne abbiamo ogni volta una ventina di ditte le dobbiamo lasciare a casa, e di queste 20 almeno 15 vogliono tutta la sala. E fra l'altro qua anche chi ha avuto la sala ne voleva, c'è chi ne voleva una seconda, chi ne ha avute due ne voleva una terza. Non è possibile, ecco. Cioè, diciamo che noi facciamo sempre sold out degli appuntamenti sia di aprile che di ottobre. E poi, come hai detto te, a novembre abbiamo il 24-25 novembre la rassegna Roma, che è la rassegna più importante capitolina in definitiva. Quindi l'organizzazione del Milano e Roma High Fidelity si sviluppa annualmente in tre date, che se sommi queste tre date, bene o male, ci sono 250 espositori, ecco, in totale. Senti, ma una domanda che magari qualcuno potrebbe farsi: c'è possibilità di crescere, appunto, visto che qui a Milano comunque c'è il sold out, questa struttura ha possibilità ancora di crescere un pochino, oppure qua c'è, cioè, più di questo non si può crescere? E se questa è la risposta, se c'hai qualche alternativa? Allora, alternative su Milano no. Questo è l'hotel più bello ed è il più disponibile in fattore di spazi. Se non che si va nelle fiere, in Fiera Roma sono dei capannoni da fare i soliti oblò e via dicendo. Se non che qua, ormai la rassegna qua a Milano, al Meliá, è la rassegna più importante dell'hotel, detta dal direttore. E anche lui vede che ormai siamo nelle strette, non a caso abbiamo due date, e hanno detto che amplieranno e faranno altre 4-5 sale importanti all'incirca dai 30 ai 50 metri quadri l'una, salteranno fuori un 4-5 sale. E questo da quando? Allora, se tutto va bene, i lavori dovrebbero procedere sul mese d'agosto 2020, quindi adesso nell'appuntamento di fine marzo, che sarebbe il 46esimo appuntamento di nostra organizzazione, ci sarà ancora i medesimi spazi. Poi ovviamente nel mese d'agosto, mentre tutti sono in ferie, una cosa e l'altra, loro appronteranno questo tipo di lavoro, e quindi nell'appuntamento di ottobre molto probabilmente ci saranno questi spazi in più. Grazie Stefano. Grazie a te. Ciao Emidio, sempre un piacere.